Alessandro Cappelli, Maria Pergolesi, ne presentato quindi Etruria Volle, il progetto che vede insieme ASP e Tuscania, un progetto inclusivo, un progetto che riunisce varie realtà e tanti ragazzi, come diceva anche durante la conferenza stampa. Sì, io credo che questo sia il momento giusto per dare il via a una sorta di collaborazione, no, a una vera e propria collaborazione che ci dia la possibilità di sviluppare tutte le nostre risorse, sia a livello umano che organizzative. Cercheremo di fare insieme dei progetti tali che ci facciano crescere a 360 gradi e ci crediamo molto. Maria Pergolesi, come diceva per l'appunto, e l'avete anche ripetuto nel corso dei mesi, volete regalare la migliore esperienza possibile ai ragazzi. Quindi sicuramente un apporto importante, visto che Tuscania è una squadra che sappiamo milita in A3 da diverse stagioni, comunque siamo milita in Serie A, e quindi un apporto importante. Beh, il progetto è molto semplice. Noi partiremo in questa collaborazione, riguarderà 15, 17, 19, Serie D, Serie C. L'obiettivo è quello di creare un percorso idoneo per i ragazzi fino ad arrivare a calcare i palcoscenici dell'A3. Dando però, come diceva giustamente Alessandro, non dimenticandoci di nessuno, né di chi non riesce ad avere spazio in altre categorie, ma l'obiettivo è quello di riportare dentro i palazzetti e dentro le palestre tutti i ragazzi che hanno voglia di cimentarsi in questo meraviglioso sport. Noi seguiamo soprattutto la Serie C maschile. Cosa si prevede la prossima stagione? Beh, la Serie C è una Serie C improntata su un Under 19 con dei fuori quota Under 21 e quindi una Serie C giovanile, ma che nasce con l'idea di raccogliere i migliori elementi del territorio.